Prima di iniziare a parlare di Made in Heaven, devo fare un piccolo recupero su Innuendo perché anzitutto avevo dimenticato, non so come, di parlare di Bijou, uno splendido pezzo che nel disco è fra The Hitman e The Show Must Go On, quasi interamente strumentale, struggente, con una piccolissima, quindi parte cantata da Freddy, ma che veramente è superlativa, è questa lunghissima introduzione strumentale con un assolo piuttosto anche atipico di Brian May, perché non esisteva nessun brano di Queen con questa struttura. L'unica cosa simile potrebbe essere Brighton Rock, che però è comunque un pezzo dove tutta la band entrava in scena e poi dopo veniva lasciata la parte con l'assolo di Brian May per poi tornare alla canzone. In questo caso invece c'è questa lunga parte strumentale accompagnata dalla chitarra e con questo tappeto di tastiere che la rende veramente unica nella loro discografia. E poi le B-side di Innuendo, ho dimenticato di citare. Alcune di B-side in realtà erano piuttosto superflue nei vari CD singoli, perché ormai in quegli anni avevamo già questo nuovo supporto con cui potevano fare uscire i singoli, non soltanto quindi in 45 giri. Trovavamo alcune bonus track, Queen Talks, che alla fine è semplicemente una traccia dove ci sono loro che parlano in studio, oppure la Innuendo Explosive Version, che non cambia nulla, semplicemente alla fine del brano c'è questo effetto di esplosione piuttosto superfluo, e poi invece effettivamente due grandi chicche. La prima, un pezzo inedito proprio di quegli anni, Lost Opportunity, un bellissimo blues suonato e cantato da Brian May. Quindi, se vi ricordate, in The Miracle avevamo anche Roger Taylor che in B-side era riuscito a cantare una canzone che in quel caso era I Jack My Heart. In questo caso torna Brian May a cantare come solista una canzone, seppur per un B-side, bellissimo blues, veramente. Vi consiglio l'ascolto perché è un brano molto poco conosciuto, ma veramente, veramente molto carino. E infine il ripescaggio dagli archivi di Mad as Wine. Mad as Wine è una canzone che pare fu registrata e che doveva essere inserita su Queen 1 e che loro ritirarono fuori per Innuendo, ripulendo i nastri. Pare che ai tempi non fu inclusa nell'album per almeno due motivi. Anzitutto perché la tematica, c'era questa tematica con varie simbologie religiose che ricordava un po' Jesus che già era in Queen 1, ma ricordava un po' altre allegorie anche di Great King Great. Quindi fu esclusa per evitare di ripetere determinati temi. E anche perché non erano molto soddisfatti del missaggio, di come era stata registrata, anche di come era stata suonata, eseguita. Non è chiarissimo quindi quali siano stati gli interventi fatti per questa Mad as Wine. Non è quindi il nastro originale preso e messo lì. In qualche modo c'è qualche traccia in più, in qualche modo forse ci sono stati anche degli interventi sui cori. Però la voce di Freddy è quella del 1973 e fa un po' sorridere fare questo parallelismo tra la sua voce del primo album e quella di Innuendo, molto diverse, veramente molto diverse come voci, ma con degli elementi in comune, perché il Freddy di Queen 1, di Queen 2, aveva questa voce pulitissima, nitida, non sporca come poi invece accadrà, diciamo da Night at the Opera in poi, soprattutto dei The Races, in maniera molto più marcata in News of the World, Jazz, e che poi diventerà una caratteristica molto riconoscibile della sua voce. Tutti quelli che conoscono semplicemente i brani classici, famosi, le hit da radio dei Queen, conoscono quel tipo di voce di Freddie. E invece la voce di Queen 1 di Freddie,
così pulita è comunque molto simile in questo a quella proprio di Innuendo, che c'era anche già in The Miraculum, che Innuendo è ancora più sottile e che sarà poi comunque la stessa voce proprio di Made in Heaven. Bentornati a Memory 8-bit ed eccoci all'ultimo video di questa serie dedicata alla storia dei Queen attraverso la loro discografia. Avevamo concluso il discorso per certi versi con Innuendo, ma in realtà non può considerarsi quello l'ultimo punto a tutti gli effetti della discografia con Freddie Mercury. Bisogna necessariamente parlare di Made in Heaven. Made in Heaven esce nel 1995. Tra la morte di Freddie Mercury e l'uscita di Made in Heaven sembrò un'eternità, in realtà sono passati soltanto 4 anni, non sono poi così tanti, ma a livello personale li ho vissuti come un'eternità. Cosa è Made in Heaven? Made in Heaven è un album che mette insieme tutta una serie di brani, tra cui alcuni brani che aveva continuato a registrare Freddie Mercury subito dopo le sessioni di Innuendo. Come ho già detto nello scorso video, lui aveva proprio fatto esplicitamente questa richiesta agli altri membri della band, quindi a Brian May, a Roger Taylor, a John Deacon, aveva chiesto esplicitamente: fatemi suonare, fatemi registrare il più possibile. E allora hanno continuato, continuato, finché poi a quel punto l'unico motivo per cui si è smesso è stato proprio perché Freddie non ce l'ha più fatta. Ogni brano di questo album ha una sua storia ed è una sorta di compendio di vari periodi della storia dei Queen, perché molte delle tracce in realtà sono proprio a tutti gli effetti a zonzo nelle epoche. Tanto guardate qui, bellissime, questo era il paesaggio del loro studio. Questa è già la statua, quella che è in copertina, la statua di Freddie che è stata eretta lì in Svizzera. Studiarono a Montreux, gli altri tre rimasti di spalle e un Freddie invece dall'altro lato, che celebra la sua stessa figura. È piuttosto triste questa copertina. Nonostante tutto, comunque ha una sua delicatezza. Quest'album, quindi, dicevamo, è una sorta di raccoltona senza volerlo in maniera dichiarata. Il brano che apre l'album è infatti It's a Beautiful Day. Pare un brano inedito, magari anche questo delle sessioni di Innuendo. In realtà si scoprirà che delle sessioni di Innuendo ci sono soltanto una manciata di brani. Infatti, It's a Beautiful Day viene direttamente dal 1980 da The Game, una vera e propria introduzione, perché è una canzone che non ha avuto una sua continuazione. Quindi c'era questo che sicuramente era qualcosa che avrebbero voluto espandere in una canzone un po' più ampia, e che è rimasto invece questo: The sun is shining, I feel good, and no, I'm gonna stop me now. Bellissimo, comunque un testo veramente meraviglioso. Made in Heaven, come Innuendo e come The Miracle, questa piccola premessa, anche in questo caso ha un suono tutto suo, che è una cosa che a me piace tantissimo. Anche nei brani che hanno rielaborato, quelli già editi e conosciuti, hanno comunque usato questo sound, che anche in questo caso è ricco di tastiere. Ma sono delle tastiere piuttosto diverse da quelle di Innuendo e piuttosto diverse da quelle di The Miracle. Il titolo dell'album, Made in Heaven, non era un grandissimo segreto, era un brano già edito di Freddie, tratto dal suo album solista, cioè Mr. Bad Guy, che era un album registrato in maniera molto scarna, con dei suoni molto artificiali, con delle canzoni molto belle, ma che avevano, essendo così tanto asciutte, non erano riuscite in qualche caso a trovare quella che sembrava una forma definitiva. Molti brani di Mr. Bad Guy un pochino
risentono dell'effetto, ascoltandoli, del tipo chissà come sarebbero stati se quelle canzoni fossero state suonate. Quindi una cosa che non accade, ad esempio, con la discografia solista di Roger Taylor, che ha invece un sound tutto suo, che non, con delle canzoni che non c'entrano niente con quelle che generalmente avrebbe portato poi Queen. Invece Freddie, che poi alla fine ovviamente era molto ingombrante dal punto di vista compositivo, è chiaro che la sua impronta era piuttosto larga in quello che era l'effetto ascoltando gli album dei Queen, si trova ad avere in Mr. Bad Guy dei brani di una potenza credibile, dei brani che avevano anche un potenziale. Alcune volte lo riescono a esprimere al massimo, come in Mr. Bad Guy, ad esempio. Mentre invece in effetti Made in Heaven soffriva forse un pochino di questa cosa, il che non significa che sia giusto. Io non amo moltissimo l'idea che siano stati presi dei brani della discografia solista di Freddie per metterli in Made in Heaven. Questa è una scelta che non ho mai condiviso appieno, ve lo dico molto chiaramente. Però bisogna dire che Made in Heaven, suonata dai Queen, è pazzesca. Puoi giustificare la cosa, dato che il brano è Made in Heaven e dato che l'album uscito dopo la morte di Freddie Mercury rimetteva la sua voce e la faceva riascoltare a tutti come se venisse dall'oltretomba, quindi Made in Heaven, e faceva conoscere anche delle tracce che appunto gli altri non conoscevano. Quindi, perdono, Made in Heaven. Let Me Live è un altro di quei brani che invece non è assolutamente l'espressione di innuendo e mi fa uscire di testa il fatto che esista in giro qualcosa di registrato come doveva essere in originale, cioè con Rod Stewart, e di quella versione lì non ne sappiamo niente. C'è un pezzettino in un documentario che si sente un piccolo frammento, una di quelle cose che sappiamo che esiste, ma che ancora non è mai riuscita a uscire e che a noi collezionisti fa veramente esplodere il cervello. C'è questa Let Me Live cantata con Rod Stewart dell'84 e che, boh, negli archivi non vogliono per niente provare a farlo uscire, porca miseria. Però, la Let Me Live, che quindi dall'84 al 95 ritrova poi con un Brian May che si mette a cantare, con un Roger Taylor che si mette a cantare, facendola diventare a tutti gli effetti l'unico brano dei Queen in cui cantano da solisti tutti e tre, Freddie, Brian e Roger. Si sente l'approccio gospel, tanto caro a Freddie, moltissimo ancora in quegli anni. Sono davvero tanto curioso di conoscere la versione originale, ma bisogna dire che la Let Me Live, che è stata poi arrangiata in Made in Heaven, è davvero bellissima. Mother Love invece fa parte delle sessioni post Innuendo, brano veramente struggente, e che vede due strofe cantate da Freddie Mercury e poi un'ultima strofa finale invece cantata da Brian May. Questa scelta, che può sembrare una scelta, invece è stata una scelta necessaria. Questo perché doveva essere registrata anche quella parte da Freddie Mercury, ma come racconta Brian May, lui disse: "Non ce la faccio, la continuo la prossima volta." E poi lui non tornò più in studio perché non ebbe più le forze. Quindi Mother Love è l'ultima canzone che Freddie registra, dove arriva a delle note altissime, dove si dà tutto, come dicevamo in Innuendo, lui proprio si concede, non si limita in niente, dice: devo fare veramente tutto, tutto il possibile. È incredibile questa cosa che Freddie, alla fine della sua vita e della sua carriera, avesse una voce tecnicamente più difficile di quella dei primi album. Normalmente uno dice: con la voce è così, con la voce c'è sempre un calo. E invece qui lui è proprio divino. E Mother Love chiude con una piccola metafora musicale. C'è una specie di loop molto veloce, dove sono stati messi in mezzo tanti brani dei Queen in ordine cronologico, però al contrario. A un certo punto c'è Going Back, che nessuno ha sentito negli album dei Queen, ma che in realtà è il lato B di quel fatidico singolo che uscì a nome di Larry Lurex prima di Queen 1, cantato da Freddie Mercury. Il lato A era I Can Hear the Music. Erano due cover, pezzettino di Going Back, Bambino che piange.
è una sorta di ritorno al grembo materno. Segue My Life Has Been Saved. Un brano che secondo me non ha molto senso che sia stato inserito. E tutto questo considerando che ci sono tantissimi brani scartati nella discografia di Queen, tantissime demo che avrebbero potuto sfruttare. Perché poi l'album funziona. A me Made in Heaven piace moltissimo. Ha una sua omogeneità di suono e in realtà anche i pezzi sono stati scelti con una certa logica. Però My Life Has Been Saved era uscito in The Miracle, era un b-side di The Miracle, non era neanche un qualcosa di un po' più vecchio da andarsi a ripescare. È stato cambiato un po' nell'arrangiamento, ma non ci dà nulla di più di quello che in effetti avevamo ascoltato qualche anno prima. I Was Born to Love You, e lì un pochino mi prendo a male. Perché se Made in Heaven, per via del titolo, poteva essere utilizzato poi come titolo dell'album, eccetera, eccetera, ma I Was Born to Love You perché è qua dentro? Io me lo chiedo, perché I Was Born to Love You è qua dentro? Pezzo divertentissimo di Freddy, sempre tratto da Mr. Bad Guy, preso dai Queen, che se ne sono appropriati e lo hanno risuonato. Il risultato è fenomenale, perché anche lì dici, chissà come sarebbe stato se, così sarebbe stato, incredibile. C'è un Brian May all'ennesima potenza, c'è un assolo meraviglioso, c'è una base ritmica fantastica. Però mi fa chiedere, ma perché? Perché avete preso questo sbonto? Perché non prendevate una demo, un qualcos'altro? Heaven for Everyone. E qui già almeno c'è un senso. Heaven for Everyone era un pezzo già edito, ma uscito con i Cross. I Cross era il gruppo alternativo di Roger Taylor. Il gruppo che lui fece dopo aver fatto già gli album solisti. A un certo punto lui comunque decise, faccio il frontman di questo gruppo, dove lui quindi non suonava la batteria, suonava la chitarra e cantava, o cantava anche, punto e basta. In ogni caso, lui era in prima linea e uscì questo brano che già all'epoca uscì con una versione cantata con Freddie Mercury. Quindi in realtà quello che noi ascoltiamo qui non ha, anche in questo caso, nulla di inedito. Anzi, addirittura lo stesso arrangiamento, per quanto diverso, riprende quello dei Cross. Per capirci, l'assolo di basso è praticamente identico. Cioè, a John Deacon hanno detto, fai la stessa cosa che è stata fatta nell'album dei Cross. Però capisco la logica, Made in Heaven, Heaven for Everyone, ci sta. Era anche un pezzo che comunque non era riuscito ad arrivare a tutti, dato che era stato pubblicato su un album non dei Queen. E quindi sono contento. Too Much Will Kill You, qui ci sono le cose serie. Too Much Will Kill You è un brano che loro registrarono ai tempi di The Miracle. Poi ci furono tantissimi problemi di diritti e loro non riuscirono a inserirlo nell'album e lo misero da parte. Peccato, perché The Miracle appunto non ha una ballata, non ha una traccia lenta. E sarebbe stata questa la traccia lenta, un pezzo fenomenale. Pezzo fenomenale che però, quando arrivò nel 95 su Made in Heaven, era già uscito. E come era uscito? Nell'album solista di Brian May, Back to the Light, che esce invece subito dopo la morte di Freddie Mercury. Su Back to the Light però esce Attenzione, cantata da Brian May, e con un arrangiamento completamente diverso. Il che rende la Too Much Will Kill You dei Queen e la Too Much Will Kill You di Brian May due tracce veramente diverse. In quella di Brian May l'assolo è fatto con la chitarra acustica, c'è un'atmosfera completamente diversa, c'è anche proprio un approccio all'arrangiamento completamente diverso. Prima di Made in Heaven ascoltavo i provini in studio di Too Much Will Kill You cantata da Freddie. Io mi ricordo che quando l'ho ascoltata conoscevo quella di Brian May, dicevo ma se c'è questa qui, ma perché non hanno fatto uscire questa qui? Non sapevo tutto quello che poteva essere successo. Quindi ho odiato per un po' la Too Much Will Kill You di Brian May. In realtà non è stato certo lui che non ha voluto farla uscire prima. C'è fra l'altro un aneddoto dolcissimo a riguardo di questo brano, a riguardo proprio dell'uscita dell'album di Brian May. Lui era molto preoccupato perché le date degli album vengono decise molto prima dalle case discografiche. Chiaramente non è una cosa che decide da un giorno all'altro. E la data dell'uscita di Back to the Light era prevista in quel periodo che poi ormai era diventato veramente critico e terminale
Freddie Mercury. Quindi Brian May andò da Freddie e gli disse: "Senti, io ho pensato di comunque posticipare l'uscita perché non mi sembra carino." E Freddie disse: "Caro, non avrai miglior pubblicità." E in effetti Back to the Light ha goduto di quell'effetto perché Freddie morì veramente poco prima. Ed è veramente commovente pensare a questa cosa. Quindi sì, Too Much for Killing di Brian May, sì. Qui comunque è veramente fenomenale, bellissimo. You Don't Fool Me, un pezzo che sì, fa parte sempre delle session invece di Innuendo, e che non è magari un pezzo di quelli super straordinari, un po' come la Baby Dose di The Miracle, che a me piace molto, come anche piace molto anche questo, però si sente uno di quei pezzi che brilla un po' meno, ma che è stato giusto inserire perché fa parte di quell'ultima gittata di brani che lui cantò. E fra l'altro devo dire che all'uscita di Made in Heaven ha riscosso anche un suo successo nei club, nelle discoteche, è uscito in 1000 versioni remixate, ce ne sono 7, 8, 9, non so quante, dub, club, mix, tutti questi mix qua. Ma va bene, va bene. Freddy di questo sarebbe stato contento. Winter's Tale è invece una ballata delicatissima, bellissima. Bellissimo. Questo è l'ultimo grande brano che ci regala Freddy. E non perché è praticamente l'ultimo brano dell'album, ma perché è praticamente l'ultimo brano che lui ha scritto di questo lotto di brani post-Innuendo. Voce straordinaria, atmosfera straordinaria, delicatezza, poesia. Un bellissimo pezzo e anche dei cori notevoli. A proposito dei cori, c'è da dire che in Made in Heaven è chiaro che i cori li hanno potuti fare loro. Si sente molto, già si sentiva molto in The Miracle la presenza massiccia di Brian May che comanda un po' i cori, mentre invece chiaramente prima era Freddie. Chiude poi questo It's a Beautiful Day Reprise che non dice in effetti nulla di nuovo, parte poi una batteria. Carino, ma nulla di entusiasmante in senso stretto. E poi parte una buona ventina di minuti di musica ambientale che è stata interpretata in tantissimi modi. Si dice che questi 20 minuti rappresentino un po' la storia dei Queen in maniera concettuale, buttata su musica. Una suite di 20 minuti che però non ha una melodia specifica. Proprio musica atmosferica a tutti gli effetti. Ogni tanto c'è qualche risata, qualche micro pezzettino di dialogo. E in realtà questi 20 minuti per me sono straordinari. Fra l'altro, un'anomalia nella discografia dei Queen. Quando mai loro avevano fatto una suite di 20 minuti soltanto strumentale e soltanto con questo approccio, quindi non melodico ma atmosferico. Com'è andata la lavorazione di quest'album? 91-95. Freddie muore. Ed è chiaro che nessuno aveva intenzione di continuare a lavorare in studio su quei brani facendo finta di niente. Quindi esce l'album solista di Brian May e se ne va in tour. John Deacon invece in realtà poco fa, passa il tempo con la famiglia. Roger Taylor anche lui intraprende dei tour. C'è il Freddie Mercury Memorial Day. Quella è la prima cosa su cui loro si mettono a lavorare più o meno immediatamente. Dopo la morte di Freddie, raccolgono tutti gli artisti, amici e tutti quelli che avrebbero voluto partecipare, gente che aveva già lavorato con loro, gente che per loro era importante nelle loro influenze anche senza collaborazioni precedenti, vedi Robert Plant o Liza Minnelli. Liza Minnelli era proprio perfetta per essere là, pur non entrandoci niente in teoria coi Queen, ma era quello che Freddie comunque amava per un certo tipo di gusto dello spettacolo, rappresentava quello. Roger Daltrey abbiamo da un lato, quindi con Hee Woo abbiamo tutta una serie di personaggi anche, ti chiedi ma com'è che stanno lì? Esempio Axl, Slash, che in realtà rivelano questo amore incredibile per i Queen, questa grandissima influenza. Il fatidico George Michael che si lancia in una Somebody to Love da brivido, David Bowie che canta Under Pressure in maniera
incredibilmente trascinata. Il Memorial Day non è un concerto perfetto, ma è un concerto fortemente emozionale. Ed è un concerto che lancia un grande messaggio, un concerto che lancia un messaggio molto importante, e se c'è una cosa buona che uno deve pensare che viene dalla morte di Freddie Mercury, è stata proprio la sensibilizzazione per una malattia che fino a quel momento, pur esistendo, non era davvero consapevole il mondo di questo. Purtroppo è così. I primi che in realtà vogliono cominciare a lavorare sui brani che finirono su Made in Heaven sono Roger Taylor e John Deacon. E Brian non ne voleva sentire parlare. Brian proprio diceva, no ragazzi, io non ci posso pensare. Perché poi pensate, l'idea di arrivare in studio insieme, senza Freddie, però sentire la sua voce dai take, magari che parla pure, che dice, oh, ho sbagliato. Cioè, provate a immaginare quanto deve essere devastante questa esperienza. Fatto sta che a un certo punto, dopo tanti mesi di lavoro di Roger Taylor e John Deacon, Brian si decise a rientrare, riascoltò tutto il lavoro che avevano fatto fino a quel momento e praticamente non che buttò tutto via, ma si mise in prima linea, disse no, facciamo, rifacciamo, risuoniamo, e si misero di impegno per chiudere tutto quello che ascoltiamo. Made in Heaven non è un album perfetto, mi avete sentito mentre ne parlavo, molti brani secondo me non dovrebbero nemmeno stare qua dentro, molti altri brani avrebbero potuto stare qua dentro, chissà come sarebbe andato, non importa. Però comunque è un album grandioso, fatto con tanto amore, grande omogeneità di suono, come ho già detto, e quindi nella sua imperfezione riesce a essere un album perfetto. Questo quindi è l'ultimo video dedicato alla storia dei Queen attraverso la loro discografia. Spero che questo viaggio vi sia piaciuto, spero che queste mie disquisizioni vi abbiano lasciato qualche cosa, vi abbiano fatto venire voglia di ascoltare determinate canzoni, di scoprire determinate canzoni, di andare oltre quelli che magari sono i classici album dei Queen conosciuti. Non importa, ognuno può avere l'approccio che vuole con la loro musica, ognuno può odiarli, ognuno può amarli, non sarò certo io a deciderlo e non sarò certo io a criticare chi invece non gliene frega niente. Non è un problema, i Queen sono un gruppo difficile, amatissimo, adesso anche grazie al film sono ritornati alla ribalta, ma non toglie che tantissima gente invece li disprezzi. Questa cosa per me non è un problema, non può esistere un gruppo che in realtà piace davvero a tutti. Molti di voi mi hanno spesso chiesto, andrei avanti poi con le discografie soliste? No, perché comunque meritano un discorso completamente a parte. Questi stessi video alla fine sono stati un dialogo tra amici e secondo me è giusto che sia così. A quel punto avrebbe senso probabilmente parlare dell'album con Paul Rogers. Non lo farò perché rappresenta un tassello un po' diverso, dove dovrei metterci quindi in mezzo tutte le altre uscite che ci sono state con i concerti, con le celebrazioni degli album, con il News of the World. Ci sarebbe da parlare da qui all'infinito di tutte le uscite discografiche dei Queen. Quindi in questo caso non erano le uscite discografiche dei Queen, è che la forza di Queen Rock You sia con voi.